Fortnite ha commesso un errore e in questo video andremo proprio a vedere questo oggetto che appunto Fortnite ci andrà a dare nei prossimi giorni all'interno del nostro armadietto. Ma oltre ci andremo anche a vedere tantissime altre novità, quindi guardate questo video dall'inizio alla fine per scoprire tutto. Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice. Lascia like e iscriviti al canale attivando la campanella. Commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre, se ti va, puoi supportarmi all'interno del codice creatore di Fortnite utilizzando il codice creatore Daccini. E al raggiungimento dei 5.000 supporter che utilizzano questo codice, andrò a fare un super contest all'interno del canale. Ed inoltre, se lo utilizzi, mandami la foto, ancora meglio taggami su Instagram, in questo modo sarai ripostato nel prossimo video. Partiamo subito. Come detto in precedenza, Fortnite negli scorsi giorni ha commesso un errore e molto presto cercherà di risolverlo. Infatti in questo video andremo proprio a parlare di cosa è accaduto in questi giorni, soprattutto dopo la patch 23.20 e quale errore ha commesso Fortnite e tantissime altre novità. Partiamo subitissimo andando a parlare di una nuova collaborazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e la collaborazione in questione, che è stata proprio rivelata tramite l'ultima patch, è proprio quella tra Fortnite e Dead Space. Abbiamo tantissime informazioni su questa collab, tutti quanti gli oggetti, la data di rilascio e tantissime altre novità ancora, perché come ci va a scrivere questo leaker, tutto ciò che sappiamo su Fortnite x Dead Space. Infatti avremo la skin di Isaac Clarke con una variante, quindi avremo anche uno stile extra. Avremo due dorsi decorativi, un piccone e un'emote integrata. Giorni al rilascio di questa nuova collaborazione, fatemi sapere se andrete ad acquistare questa skin all'interno del negozio oggetti di Fortnite, appunto in denaro reale, non in V-Bucks. Comunque per il mio sarà un pacchetto abbastanza conveniente, perché ci andrà a dare oltre tantissimi oggetti anche dei V-Bucks che possiamo utilizzare poi per acquistare altre skin o altri oggetti dallo shop. Se l'acquistate, mi raccomando, non dimenticate di supportarmi inserendo il codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. È molto molto importante, quindi se volete supportare il canale, acquistate o semplicemente inserite all'interno dello shop di Fortnite il mio codice. Mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram e sarete ripostati nel prossimo video. Ma andiamo a parlare di ciò che è accaduto dopo la patch 23.20, perché Fortnite ha commesso un errore. Ci troviamo proprio qui all'interno della lobby, perché Fortnite dopo la scorsa patch ha implementato all'interno del pass battaglia un nuovissimo oggetto gratuito. Infatti se ci richiamo nel pass, oltre a tutti quanti questi oggetti che ancora mi mancano perché sono ancora a livello 43, se ci richiamo alle ultimissime pagine, quindi dopo aver superato tutti quanti gli altri cosmetici, alla penultima pagina abbiamo, come ben sapete, questa skin. Ma in pochi sapranno che dopo l'aggiornamento 23.20 la Epic ha introdotto appunto uno zainetto gratuito quando andiamo a sbloccare questa skin. Infatti lo zainetto è proprio questo qui che vedete e si chiama proprio Manto Nobile. Quindi in pratica Fortnite questo mantello lo ha introdotto nel pass battaglia solamente dopo la patch di mercoledì scorso, e quindi adesso, arrivando a questo livello che dovrebbe essere il livello 92-93, appunto andando a sbloccare la skin in questione, andremo anche a sbloccare anche questo zainetto. Solamente che adesso c'è stato un problema, perché appunto i giocatori che hanno sbloccato questa skin prima della patch di mercoledì scorso non hanno ricevuto il mantello. Quindi in pratica, se hai sbloccato questa skin praticamente i primi giorni del capitolo 4, ad esempio anche settimana scorsa, sicuramente nel tuo armadietto non sarà presente questo zainetto, perché ovviamente quando hai sbloccato la skin lo zainetto ancora non era disponibile. Quindi in pratica appunto tutte queste persone che hanno sbloccato la skin prima che venisse introdotto questo zainetto
non hanno ricevuto lo zainetto all'interno del loro armadietto. E per questo tantissimi giocatori si sono andati a lamentare. E di conseguenza la Epic, tramite il suo account Fortnite Status, ci ha proprio scritto questo messaggio. I giocatori che hanno richiesto appunto la skin, questa qui livello 93 a pagina 13, prima del rilascio della patch 23.20, riceveranno il suo zainetto Manto Nobile in un prossimo aggiornamento. Quindi in pratica, se appunto non avete ricevuto questo zainetto, che è uno zainetto gratuito del pass battaglia, lo andrete a ricevere in un prossimo aggiornamento, che magari sarà prossima settimana oppure fra due settimane con la patch 23.20. Quindi se non possedete lo zainetto dovrete attendere un po' di tempo rispetto agli altri che appunto l'hanno sbloccato. Prima di continuare, come sempre, voglio ringraziare tre persone che mi hanno mandato la foto o taggato su Instagram mentre ad inserito ho shoppato qualcosa con il mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste tre persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video all'interno di Instagram, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a ripostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. E grazie mille ancora alle tre persone di oggi che hanno deciso di inserire all'interno dello shop di Fortnite il mio codice creatore Daccini. Fatemi sapere se anche a voi è accaduto tutto ciò, se anche voi non possedete questo zainetto, oppure se avete sbloccato solamente negli scorsi giorni la skin livello 93. Quindi la Epic andrà a rimediare a questo errore, quindi andrà a dare ai giocatori che non l'hanno ricevuto questo zainetto, però appunto dovranno attendere ancora un po' di giorni, forse la prossima settimana o addirittura fra due settimane. Ed infine chiudiamo andando a parlare di nuovo del nuovissimo concerto in arrivo qui su Fortnite, ovvero il concerto di Kid Laroi. Infatti, come ci fa riportare questo leaker, il concerto di Kid Laroi sembrerebbe essere stato posticipato al 27-28 gennaio, che sarebbe in concomitanza con l'uscita della sua prossima canzone. Il concerto dovrebbe essere visibile per i prossimi 3 mesi anziché per un mese solo. Quindi in pratica questo concerto di Kid Laroi prima si pensava arrivasse più o meno verso il 23-24 di gennaio, ma adesso sembrerebbe sia stato posticipato al 27-28 gennaio, perché appunto in queste date uscirà anche la sua nuova canzone. Questo concerto ovviamente porterà la skin di Kid Laroi in gioco, oltre a tantissimi altri oggetti del suo set, e non sarà un concerto come quello di Travis Scott o Ariana Grande con Rift Tour, ma bensì sarà un concerto visibile solamente in una determinata mappa creativa. Quindi potremmo recarci in questa mappa, assistere al concerto, e poi anche se ce lo perdiamo possiamo andarlo ad assistere quando ci pare e piace per i prossimi 3 mesi. Quindi fatemi sapere se andrete a partecipare, mi raccomando segnatevi queste date, che saranno appunto le date dell'arrivo di questo nuovo concerto. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere se avete ricevuto questo oggetto da parte di Fortnite, se ancora non l'avete ricevuto dovrete attendere il prossimo aggiornamento settimana prossima o fra 2 settimane. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, questo non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro questo oggetto che Fortnite deve dare prossimamente a tantissimi giocatori. Noi ci vediamo ad un prossimo video.